Ultima giornata della visita di Papa Francesco in America Latina con tappa in Paraguay, dove è stato accolto dal presidente Cortés. Il primo discorso pubblico lo ha tenuto davanti alle autorità e al corpo diplomatico nel palazzo presidenziale. Il Papa ha ricordato che il paese ha superato tante guerre e dittature affrontate con coraggio e ha messo in evidenza il ruolo della donna paraguayana nei momenti drammatici della storia. Il pontefice ha detto che sulle loro spalle di madri, mogli e vedove hanno portato il peso più grande e sono stati in grado di portare nelle nuove generazioni la speranza di un domani migliore. La giornata si concluderà con la messa e poi la partenza per Roma, prevista l'arrivo intorno all'ora di pranzo di lunedì.